piccolina. Amici. No, scusa. Vai lì. Ah, le attività della domenica. Nelly, non scivolarmi, mi raccomando. Che ti sto tenendo dal collare che ti strozza il collo. L'ultima cosa che vorrei fare qua è cadere in acqua. Penso che sia ghiacciata. Mamma mia. Pure scivoloso per la Nelly, poverina. Però. Cioè, la Nelly sta facendo di quei salti da coniglio. Comunque il movimento del braccio lo fai. Vabbè, questo era piccolino, però prima ne ha fatto uno enorme. Ma raga, ma qua è di qua, Ricky! Cioè, guarda che roba! Vai su, dritto, dritto! Dritto, dritto! Dritto per dritto! Guarda qua che bello! Ma cosa fai, Nelly? Sei tutta zuppa ora! Basta che non scivoli, Nelly, perché sarebbe un disastro qua. Guarda qua che roba. Vabbè, la Nelly che scivola, poverina. Qua col sole, ma c'è mai il sole qua, secondo te, che viene fumo? No, Nelly, torna qua, sempia. Ragazzi, vista la situazione, abbiamo scelto di lasciare dietro la Nelly Davide, mio fratello e Albi, insomma, rimangono qua. Noi saliamo perché il ponte tibetano dove vogliamo andare come attività della domenica è esattamente lì sopra, magari si intravede, e appena facciamo questa piccola esperienza torniamo indietro e diamo il cambio agli altri due, così tengo io l'anelli e va bene, e va bene così. Beh, no, qua con l'anelli sarebbe stato o saliva tipo da là, ma se no ciao, un po' complicato. Eh no, qua decisamente sarebbe stato un problema col povero cagnolino. Ok, però guardate che bello. Ah no, qua poverina. Ma io, perché di solito quando facciamo questo percorso lo facciamo, o meglio facciamo, io l'ho fatto qualche volta dall'alto, e dall'alto è molto più semplice, per questo ho portato il cane, non avevo la minima idea, poverina. Allora, perché si va là in fondo e poi si sale, mi pare. Beh, figata, figata, le attività della domenica. Allora, continuiamo a salire senza smerdarci troppo. Va bene. Bello ripidino, eh? Qua l'anelli avrebbe fatto fatica. E non poca. D'estate merita. Fresco assurdo. Sì. Ok. Siamo sopra. Eccoci qua, ci abbiamo fatta 80 metri di ponte a non so quanti metri, magari c'è scritto là nel cartello, molto piano, con calma. Guardando in sotto siamo belli alti, ragazzi. Io voglio tornare. Sì? Sì, bellissimo, stupendissimo. Siamo nel punto più alto. Però sì. Vabbè, dai, a sto punto tocca di là e torniamo indietro. Vai. Vada, Ricky, vada. 46 metri, ragazzi. Non li vedo. Ah, nel fondo. Eccolo là, eccolo là. Si vede l'anelli e sta bene. Va bene, dai, torniamo indietro. I bambini non hanno pazienza. Vabbè. Consapevolezza di quanto è alto e quanto ti puoi far male. E quanto è alto, Ricky? Cosa dici? Boh, 100 metri dal torrente. È che io 150, no dai, sì, 150. 46. Però li senti tutti se cadi. Li senti proprio tutti. Quanto è lungo? 80? Allora, luce. Span, no, meno.
52 metri di lunghezza. Ok, tra poco arriviamo, così possiamo dare il cambio a Davide e ad Albi. E sto un pochino con l'Anelli, povera bestiolina. Mamma mia qua ragazzi, ho scelto le scarpe meno adatte di questo mondo. Cioè guarda qua che schifo. No, così è un'ottima idea per ammazzarsi. Ok, ah, qua che roba c'è. Cosa mi tocca fare? Perché ogni volta ho le idee stupide di non attrezzarmi abbastanza. Perché in teoria il passaggio era un altro. Prima volta che vengo qua, dal basso, sempre dall'alto. Ok, e là c'è la Kate e Ricky. Ecco qua. Ora qua il telefono mi cade, sicuro. O lui cade o io. L'Anelli è tutta bagnata, ho deciso di metterle questo telo, poverina, perché sennò bagna tutto. Vuoi dire qualcosa? Ah, ci facciamo un tè caldino ragazzi ora, perché c'è molto umido, freddo, dobbiamo aspettare Davide e Ricky che tornino. Così Nelly. Un bel frate. Guarda il muletto da Soma. Esatto. Niente, ora qua c'è il tè caldino, perché appunto qua c'è freddo ed è uno dei posti più umidi di questo mondo, e mi ammazzo. E mi sa che tra poco iniziamo anche a scendere, cioè a salire, no, a scendere, perché tra un po' viene giù buio e non è il massimo, anche con l'Anelli qua, poverina, che ha freddo, non solo lei, pure me, un po' tutti. Il vlog prosegue qua, ragazzi. Allora, siamo tornati, c'era un freddo allucinante, a un certo punto l'Anelli stava morendo, quindi è ricoperta come una... sembrava un crisalide, poverina, una falena. E niente ragazzi, adesso cosa succede? Cosa succede? Sto andando a fare aperitivo, tra l'altro c'è freddino stasera, quindi mi sono messo il cappottino, e finalmente anche il periodo dei cappotti, non ce la facevo più. E mi sono fatto una bella cioccolata calda con Davide prima di cena, giusto perché dai, insomma è il periodo giusto, mi pare più che accettabile, visto che anche l'altro giorno, ieri me la sono fatta al baretto, quindi dai, ci sta. Non c'era la panna stavolta, ma devo comprare anche quello. Tra l'altro ho già finito tutta la mia scorta di cioccolate calde che tenevo avidamente nella dispensa, e quindi ne devo comprare delle altre, ragazzi. Comunque, bando alle ciance, questa settimana non ho più le statistiche, perché come sapete da settimana a sta parte mi sono eliminato l'applicazione, ma ho visto che siamo a 2512 nuovi iscritti totali, quindi ragazzi dai, siamo cresciuti in questo lasso di tempo. Le views sono calate di parecchio, alcuni video hanno addirittura 20 views, quindi se non avete già fatto, mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, che mi date più, insomma, mi date un supporto che non è banale. E poi altre novità. Ah, domani non so neanche se vado in ufficio, in teoria sì, devo controllare l'agenda, perché non so se domani sono da remoto o meno. E in tutto questo, appunto, pensando alle cose da fare, il venditore mi ha chiamato prima, ero in doccia, non gli ho risposto. Allora gli ho scritto: buona domenica, posso aiutarla? E mi ha detto che mi ha chiamato per errore, però secondo me, cioè, nel senso, perché è entrato nella nostra chat, stava chiaramente guardando, non so. Fatto sta che ragazzi, appunto, adesso non c'è nulla da fare, devo aspettare che lui tiri fuori dei documenti, che sennò senza di quelli la vendita non può andare avanti. È tutto bloccato, ed è tutto bloccato per causa sua, perché è lui, è il venditore che deve garantire la
reperibilità dei documenti riguardanti la casa e tutto ciò che ne consegue. E niente, quindi adesso aspettiamo che ci dia buone notizie finalmente, così poi la banca potrà fare l'istruttoria e tutte cose e noi potremo finalmente acquistare quell'immobile, visto che banalmente il rogito da contratto sarebbe tra neanche 2 settimane, tra 12 giorni ed è impossibile. Impossibile, quindi dovremo per forza di cose posticipare il tutto. Speriamo non di troppo, ma staremo a vedere, anche perché dipende prevalentemente da lui che ci deve dare i documenti. E niente ragazzi, quindi queste sono le novità, se non l'avete già fatto, io ve lo ricordo come ho fatto prima, voi avete un dovere come miei followers, fans, di supportarmi, no, cioè non dovete fare niente, ma mi farebbe piacere, quindi voi interagite qua sotto, mi raccomando, commenti a go, aiutiamo questo algoritmo a spingere questi video nel mare che si chiama YouTube, mare pieno di contenuti che prima o poi si spera arriverò a 3000 iscritti, sarebbe carino, dai, sarebbe molto carino. Vedremo ragazzi, noi ci aggiorniamo domani per il nuovo video. E vi ricordo comunque tutti i video li trovate nel mio canale alle 11, ho fatto anche una playlist dedicata se voi volete vedermi gli ultimi 6 mesi sparati, 6 mesi di avventure racchiusi in 190 video. Quindi ragazzi, top, ci vediamo.